Buonasera e bentornati con la nuova edizione delle finali della Blacky Cup. Oggi siamo alla 91esima finale, le stiamo piano piano portando tutte, siamo un po' in arretrato, ma non abbiate paura, il big match che tutti attendete di un italiano avvenuto questa settimana arriverà presto, piano piano faremo uscire tutti i video. Nel frattempo comunque ho dato un'occhiata al Champions Channel. Ho guardato un po' i vostri suggerimenti, ci sono veramente tantissimi contenuti da vedere anche questa settimana. Ve li faccio vedere un attimo. A proposito di Cosimo Guarnieri, c'è questa bellissima partita contro Clash Crazy. Ha incontrato anche Jeff, ha incontrato altri top 100 come questa sconfitta che ha ricevuto sul 22-3 addirittura. Fab Ri, che non conosco, però anche questa deve essere stata un'ottima partita. Dani Pitbull, sul 19-0 Dani Pitbull. E sul 21 Cosimo Guarnieri, Oran George battuto 4-1. Soffermiamoci su questa partita perché sicuramente tanti di voi hanno la curiosità di vederla. Vi anticipo subito che ci sta il VOD di Dani Pitbull. Non la porterò, soprattutto per due motivi. Uno, che abbiamo visto tantissime partite di Dani Pitbull e lo stesso anche di Cosimo Guarnieri ultimamente, già il video di ieri della Blacky Cup. E due, perché ho visto che Dani Pitbull al momento ha ripreso, o meglio, ha iniziato a pubblicare questo genere di video su YouTube. Quindi non voglio creare un doppione, non voglio soprattutto portare qualcosa prima di lui e quindi probabilmente penso uscirà qualcosa nello speciale Dani Pitbull che anche questa settimana sta correndo fortissimo. Abbiamo visto ha vinto, sta a 20-0, forse anche di più, forse se l'è continuata nel frattempo. Lo sto registrando di sabato. Anche per lui ora vedremo un matchmaking veramente assurdo, però Cosimo Guarnieri era soprattutto impegnato a prepararsi anche mentalmente per le qualifiche di oggi, nel momento in cui uscirà il video, e come abbiamo visto ha un po' tiltato, stava a 22-4 e credo non se le sia nemmeno finite. Ora non so come è andata a finire la sua VL, però non ha raggiunto neanche il 27, quindi non credo che se le sia giocate, insomma, tryhardando al massimo. È stato sicuramente un ottimo allenamento questa VL, ha incontrato tantissimi pro, ho perso il conto di quanti siano, però non credo sia la partita giusta da portare. A proposito di Dani Pitbull, vediamo anche lui è un matchmaking pazzesco, ha incontrato Marcuzzo, che sorprendentemente è diventato un player da oro 1, guardate, 8 sconfitte già nelle prime 25 partite. Poi ha incontrato Barbanera United, c'è stata la terza volta che si sono incontrati nelle ultime settimane, e ancora una volta pure questo MVC Kasker, anche lui si vede che giocando tantissime partite venerdì mattina incontra sempre le stesse persone. Per il momento le ha vinte tutte, e chi lo sa, se volete vedere qualche partita di Dani Pitbull, aspettiamo e vediamo se pubblicherà qualcosa lui nel frattempo su YouTube. The Archstar Tom primo al mondo in questo momento, classifica parziale. Vediamo anche qualche partita, può essere interessante. Ha battuto quel marocano, ma la partita forse più interessante è questa qua contro Pipe Crew, che l'abbiamo visto tantissime volte fare 30-0, e questa qua gliel'ha quittata sul 3-0. Ma guardiamo lo storico, impressionante. Torniamo indietro. 12-16, questo vuol dire che stava regalando le partite a tutti. Non si capisce il motivo di questo tilting di Pipe Crew, un giocatore che fa, quando gli va male, 29, e a sorpresa non si sa che cosa gli è successo, ha iniziato a quittare tutte le partite. Secondo al mondo in questo momento c'è Cruiago, vi faccio vedere anche lui che sta a 29, incredibilmente, guardate, adesso ve lo vado a cercare, sul 29-0 va a perdersi questo 30 ormai fatto contro uno che stava a 17-3. Quindi sicuramente molto più forte di lui, ha perso 4-1 anche nettamente. Da segnalare anche un Bomber Lorenzo 10, che non so chi sia, che ha battuto però Levi The World, uno dei migliori giocatori al mondo. Anche questa magari poteva essere una partita carina da portare. Ma come detto, nel programma di oggi c'è questa bellissima partita tra Dux Adriman e un giocatore che non conosco, quindi credo sia anche sconosciuto, non c'è neanche su Twitter. Dux Adriman, anche lui, uno dei migliori giocatori al mondo, anzi andiamo a vedere anche il ranking delle Global Series ufficiali in questo momento, prima dell'evento che sta per iniziare proprio oggi pomeriggio. Dux Adriman è primo e gli altri pure li conoscete: Hashtag Tom, Oliboli, Levi The World, Astralis Houston, Peixoto 7 anche in quinta posizione, che non abbiamo credo mai visto giocare nel canale. Gli altri quasi tutti, vabbè, Astralis Houston lo conoscete nella finale che ha fatto contro Principe, e a proposito potrebbe arrivare qualcosa a riguardo in settimana. Per non farci mancare niente, guardiamo anche il tabellone di questa Blacky Cup. Vediamo comunque
in questa edizione pochissimi giocatori, comunque una ventina in più di ieri, c'è Flexo, Street Mulas eliminato al primo turno, Cosimo Guarnieri, sempre più italiani, adesso li andiamo a cercare piano piano, Obrun che ha perso contro Gravesen, comunque vediamo la partecipazione anche di Nit oggi, Christian Spiteri, Giovi, magari me ne sto perdendo qualcuno, scusate se salto qualche nome, Rap Crew, Ethan, c'è anche Falcon che non è italiano però comunque vi sto nominando anche dei top, il nostro amico Alan, Adrix, oggi il livello mi sembra un po' più alto, anche tantissimi new entry, force anche degli italiani, gli altri giorni ce li siamo persi come Christian Fancy, Oran George, ovviamente sta diventando una Itas Blacky Cup, Ercaccia, Devate FIFA, anche un mio amico, verificato, anche ha fatto 30-0, vediamo la partecipazione comunque in questa settimana di Andoni e Berriang, Adriman appunto, è arrivato in finale, Dappo 19, pure italiano, partecipazione fissa ormai per Bandred Team, e tra gli italiani vediamo anche questo Milano Indomabile, l'abbiamo visto spesso nelle top 100 parziali, anche lui si aggira intorno al 28 in VL. Vediamo il primo italiano del ranking, è Ezzers, e sotto di lui nella top 10 comunque c'è questo Falcon che abbiamo visto partecipante anche oggi. Quindi andiamo a vederci questa bellissima partita tra Adriman, che blocchiamo subito nella sua formazione, si presenta con la versione Toti di Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, a dare la doppia a Ronaldo ci sarà il solito Kulusevski, l'accoppiata nelle sue versioni speciali Neymar Mbappé, in coppia con Bruno ci sarà Jones e la difesa, neanche a dirlo, i soliti 4, anzi non i soliti 4, cioè di solito al posto di Walker c'è Varane, ma i fissi saranno James, Cancelo e Mendy, e in questo caso ha scelto Walker If e comunque non casca male. In porta la versione questa Prime Moment di Schmeichel che se l'è sbloccato. In finale, per la prima volta, questo nome nuovo appunto, come detto nel video, Andrew John 612, sicuramente un player verificato, però non l'abbiamo credo mai visto né in top 100 né a nessun altro evento. Questa è la sua formazione, una squadra buonissima ma molto sotto la media dei pro, Mbappé e Neymar base, Rashford pick, Bruno Fernandes in versione 92, Saint-Maximin Fritz, questo triangolo della Bundesliga, Davis, Klostermann e Goretzka, e poi forse me ne sono perso qualcuno, non ho fatto in tempo a vederli, ma mi sembrava anche Carlos Alberto in difesa. Primo possesso per Adriman, super favorito di questa partita ovviamente, che subito perde il pallone perché Mendy cade e perde anche l'equilibrio. Fallo laterale per John. Vediamo la sua costruzione con Babu. Ecco, l'altro giocatore della Bundesliga che mi ero perso. Saint-Maximin sulla fascia sinistra, a occhio mi sembra un 4-4-2. Addirittura anche un drag back con Goretzka. Questo possesso palla con Saint-Maximin costretto ad arretrare, poi verticalizza per Mbappé, ancora Goretzka, la passa si inserisce, Mbappé ancora a cercare di fare gioco accorciando molto, possesso palla abbastanza lento ma non ci sono spazi perché Adriman non gli concede nulla, e ancora ricomincia il gioco da Rashford. Neymar, azione sempre ragionata, con molta calma tenta di trovare il buco. Una volta arrivato dentro l'area, prova una finta di tiro a cercare di smarcarsi, ma viene fermato in calcio d'angolo, che viene battuto corto sui piedi di Saint-Maximin, ancora Mbappé al limite dell'area, prova una skill, fortunato qui nel rimpallo, ma anche bravo Adriman a contrastarlo senza fare fallo. Poi qui aspetta il movimento di Saint-Maximin, ma chiuso tempestivamente addirittura da Mbappé, che era andato a ripiegare tra i difensori. Filtrante qui per Cristiano Ronaldo con il numero 1 che entra dentro l'area, suola, si sposta la palla sul sinistro, poi non riesce a tirare, fa anche un heel to heel, ma costretto ad allargarsi troppo anche da una buona fase difensiva del giocatore in maglia bianca. John, 162. Ancora Goretzka, sempre con L1X. Stessa cosa con l'altro centrocampista di destra, usa tantissimo questa meccanica. Però poi non ha più l'appoggio e perde il pallone. Andiamo qua, Bruno Fernandes preme l'inserimento di Kulusevski, ancora suola e tenta il giro all'uscita di questa skill. Calcio d'angolo bellissimo,
col timed verde per Cristiano Ronaldo. Molto molto bello. E passa subito in vantaggio Adriman. Bellissimo questo calcio d'angolo sul primo palo, ma ancora più bello questo time finishing verde di Cristiano Ronaldo. Prima rete, e vediamo anche, mette subito, riepiegamento attaccante con le freccette. Vediamo se ci sarà una reazione da parte di John. Va bene, con lo scoop torna indietro, ma perde perché il suo gemello gliela porta via. Ora Cristiano Ronaldo tenta un filtrante per Mbappé in maglia nera. Chiuso da Davis, guadagnando addirittura un fallo laterale, che poi perde subito perché Goretzka non sa stoppare il pallone. Ancora Jones riceve il pallone al limite dell'area. Forza qui, peccato, però comunque la palla arriva sui piedi di Neymar. McGee di annullata, si gira perfettamente dentro l'area e poi non riesce a trovare l'assist. Ancora 1-2 per Rashford con Carlos Alberto. La palla viene mantenuta in gioco sulla linea proprio, poi entra dentro l'area ancora Rashford, palla a Neymar, tiro forzato sul primo palo di facile lettura per Walker, e occasione mancata. Ancora Jones, 1-2 con Bruno, vediamo qua il movimento di Neymar, che aveva fatto scattare, poi tenta ancora una volta l'assist per Cristiano Ronaldo, e palla persa. Azioni molto veloci da parte di entrambi in questo momento. Vediamo Adriman che non disdegna il contropiede veloce. Forte anche del suo vantaggio. Però dall'altro lato, dentro l'area, Neymar trova facilmente Saint-Maximin, che è veramente sfortunato, incredibile. Forse pecca un po' di finalizzazione questa versione di Saint-Maximin. Prima tira addosso al portiere e poi viene autobloccato. Miracolo del difensore di Adriman, e in questo caso ancora si salva. Ancora Adriman, ripartire con Cancelo, filtrantone per Mbappé, un po' troppo forzato anche in questo caso. L'ha trovato Davis, sale tantissimo, vediamo quattro attaccanti praticamente in linea in questa fase, però sempre con Davis. Subisce il ritorno di Jones che si è allargato tantissimo e gli va a rubare via il pallone. Cancelo si gira un paio di volte, poi si rifugia in Mbappé. Una serie di 1-2 sempre a far ricevere palla a Bruno Fernandes. Poi fa scattare Kulusevski. Passaggio al centro molto buono per Jones che trova anche Neymar. Facile la skill per posizionarsi la palla perfettamente e tirare sul primo palo. 2-0 per Adriman, se l'è vista davvero brutta, però la costruzione del 2-0 è spettacolare e perfetta. Vediamo anche gli schieramenti dei due giocatori in campo, entrambi con il 4-4-2 con i due mediani. Babu è il difensore centrale e Carlos Alberto è il terzino, quindi c'era magari questo dubbio, ha scelto in questa maniera. Il portiere credo sia Neuer, esattamente. C'è stato però un cambio. Vediamo in che modo cerca di riaprire la partita John. Entra Tavernier e a questo punto credo sposterà Carlos Alberto, difensore centrale, se vuole mantenere lo stesso schieramento. E così è stato. Un terzino fresco per provare a riaprire il game. Ancora Davis cerca di sfruttare proprio i terzini, infatti. Altro lato, transizione. Pensavo per far arrivare palla a Tavernier, invece no, preferisce giocare tra i due CC che sono Bruno Fernandes e Goretzka. Il suo lato preferito è questo sinistro con Davis, infatti affonda proprio con lui, riesce a entrare dentro l'area. Ma ancora guardate Mbappé come difende basso, un ripiegamento dell'ala veramente ottimo a cercare di mantenere la parità numerica. Sempre allo stesso lato, Mbappé. Sul filo del fuorigioco, non riesce però a essere servito da Cristiano Ronaldo. E in questo caso Adriman perde il pallone, una pressione alta molto buona da parte di John. Poi Bruno Fernandes, ultima azione del primo tempo, chiusa, però addirittura c'è il tempo per cercare di fare il 3-0
Vediamo se è buono. Credo sia fuori gioco almeno dalle animazioni degli altri giocatori. Infatti è così. Grossissimo rischio per John e Adriman, diciamo, ha comandato in questo primo tempo. 2-0 che ci può stare, nonostante comunque le occasioni per John. È stato un po' sfortunato, però poteva fare sicuramente meglio in difesa. Troppo facile per Adriman segnare due reti. Ora, Tavernier in possesso del pallone. C'è stato anche un altro cambio. È uscito Goretzka al suo posto. Adama Traoré, che andrà a fare il terzino sinistro, anche in questo caso ha cambiato il terzino, spostando, credo, Davis CDC. Ancora Rashford si appoggia da Tavernier. C'è molto spazio per Davis adesso al centro del campo, vediamo se inventerà qualcosa. No, si riappoggia ancora Bruno. Bruno poi verticalizza per Neymar in posizione regolare, si gira un paio di volte, ma c'è l'ottima difesa di James, che addirittura non concede nemmeno il calcio d'angolo. Si è messa al fondo per Cancelo. Vediamo questo movimento di Cristiano Ronaldo a tagliare allargandosi, creando spazio appunto per Mbappé, che però viene fermato a sua volta da Adama Traoré. Ora Davis a dialogare col suo compagno di reparto Bruno Fernandes. Riceve palla Neymar, 1-2 con Mbappé. Li fa scattare tutti, poi alla fine riesce a trovare il buco con Rashford, anche una bellissima spallata, trova Mbappé e meritato anche questo 1-2, tiro forte sul primo palo di Mbappé, ottima azione da parte di John, sorpreso Adriman e partita riaperta. Vediamo come gestirà questo kick-off adesso Adriman, comunque in vantaggio di una rete. Bruno Fernandes con molta calma adesso, non è il momento di forzare per lui. Kulusevski 1-2 con Mendy. Palla ancora a Bruno Fernandes. Neymar va a sbattere addosso a Davis, però cerca di perdere il pallone con un intercetto mancato da Neymar. Ripartenza per lui. Rashford ancora 1-2 con Bruno Fernandes. Cerca la profondità, poi trova Neymar. Perde il pallone, però c'è un fallo di Mendy. Comunque da una buona posizione, vediamo se la butterà in mezzo o la giocherà corta. Ovviamente la gioca corta come tutti i pro. Poi verticalizzazione forzatissima e James va a raccogliere anche questo filtrante. Cristiano Ronaldo si allarga un po', poi ancora una volta lo vediamo forzare molto questi filtranti centrali. Non riesce a mantenere il possesso Adriman. Vediamo adesso che cosa combinerà John, che lo sta mettendo veramente tantissimo in difficoltà. Secondo tempo ha preso, in questo secondo tempo ha preso in mano la partita, ma c'è ancora James a salvarlo. Ottima fase difensiva da parte di James, che sta recuperando tantissimi palloni. Poi ancora Cristiano Ronaldo, si gira, non trova il buco, decide di non forzare questa volta, si appoggia a Bruno Fernandes. Neymar al limite dell'area e ancora una volta sbaglia il passaggio, viene chiuso da Carlos Alberto. E come prima, ancora una volta in uscita, sbaglia il passaggio John, ma con un rimpallo riesce a non perdere il pallone. Davis da CDC sta facendo veramente un ottimo lavoro. Qua ancora L1X si va a inserire. È più veloce di Walker anche. E va a recuperare per primo il pallone, ma poi lo perde. Vediamo dall'altro lato Mbappé che ha tagliato sulla fascia. E poi ancora un filtrante sbagliato da parte di Adriman, che non riesce proprio a tenere il pallone. È anche il suo stile di gioco quello di tentare molti filtranti, però in questo momento, a 18 dalla fine, 2-1 in una finale, sta forzando forse un po' troppo. Andiamo qua, un buco incredibile con Neymar che si presenta solo davanti al portiere, tira forte sul primo palo e parata facile per Schmeichel. Qui ha tentato di sorprendere il proprio avversario, che si aspettava sicuramente un tiro sul secondo, però non sposta il portiere e Schmeichel para. È entrato Diatta, vediamo anche Fati seconda punta. Credo anche Adriman abbia segnalato la partita, o meglio la connessione, la velocità dati. Ora non so bene qual è la didascalia sotto. Però probabilmente questi problemi di Adriman sono dovuti anche alla connessione. In game non si capisce molto,
o meglio, in game si capisce, vedendola da fuori non si capisce molto. Per il momento lo vediamo semplicemente forzare tantissimi passaggi. Comunque al 76esimo è ancora in vantaggio di una rete. John forse tenterà il tutto per tutto all'uscita della prossima pausa. Qua però va a recuperare il pallone con Mbappé. 1-2 con Neymar, vediamo che cosa si inventa. Un filtrante perfetto per Rashford, che però deve necessariamente fermarsi e tornare indietro. Ancora però Mbappé al limite dell'area, non perde il pallone. Poi si ripoggia a Bruno Fernandes. Mette addirittura, attacca sul lato della palla Adriman e conquista il pallone. Non credo per questa cosa, però vediamo, attenzione, lo riperde, fase di transizione, Neymar ancora al limite dell'area. Trova Mbappé che è solo davanti al portiere, questa volta non sbaglia. All'82esimo pareggia e bisogna anche dire pareggio strameritato. Un solo giocatore in campo e sicuramente dopo il primo tempo non ce l'aspettavamo. Ora voglio proprio vedere con Ansu Fati, seconda punta, che cosa combinerà Adriman. Diatta mi sembra un ottimo giocatore da super sub, ce l'hanno in tantissimi pro e quello ci può stare. Ansu Fati non l'ho capito molto, però staremo a vedere. Riceve palla Mendy, toglie anche attacco sul lato della palla. James, uno degli ultimi possessi del match. Cancelo anche. Passa Walker. Azione molto lenta e ragionata. Vediamo se si prenderà il 90esimo in questo caso. Credo di no. Ansu Fati rischia di perdere il pallone. Poi riesce a appoggiarsi comunque a Walker. Filtrante per Cancelo. C'è il movimento anche di Diatta in posizione regolare. Entra anche dentro l'area. Si ferma. Ci poteva stare qui il passaggio per Ansu Fati, che però è in ritardo e adesso è costretto a rincorrere l'avversario. Una delle ultime azioni del match. Addirittura la può ribaltare completamente John. L'ultimo possesso potrebbe essere per lui. Vediamo qui Mbabu Davis. Azione ragionata all'88esimo. Neymar però perde il pallone. Facile per Bruno Fernandes andargliela a rubare. Qui Ansu Fati stava guardando il movimento di Cristiano Ronaldo tra i difensori, poteva arrivare il filtrantone che proverà in questo momento, ma sbaglia il passaggio e addirittura c'è forse un'ultima occasione per John che tenta anche il filtrante qui, che passa incredibilmente per Neymar, 2 contro 1 in aria e non ci credo, non ci credo. Contropiede al 92esimo, 2 contro 1 dentro l'area, si fa cogliere impreparato Adriman. E Mbappé la ribalta, assolutamente non c'è più tempo per Adriman di costruire neanche il kick-off. John, da sconosciuto, va a vincere la Blacky Cup contro probabilmente il giocatore più forte del momento. Non vedete la faccia di Blacky, ma si sta ammazzando dalle risate, non so per quale motivo. Però veramente è sorprendente questo secondo tempo, senza senso. Vediamo comunque Mbappé che con 3 tiri e 3 reti va a portarsi anche il pallone a casa, ma al di là di questi 3 tiri sono stati tutti e tre a colpo sicuro, anzi, poteva fare altre 2 reti, vedi quel tiro sul primo palo di Neymar, poi c'è stato anche uno al primo tempo non concretizzato, ha vinto quello che ha giocato meglio e sicuramente Blacky Cup per lui portato a casa molto meritatamente. Guardiamo anche le statistiche, più del doppio dei tiri per John. Adriman dopo il 2-0 si è completamente addormentato, non ci crede nemmeno lui, si va a salvare la clip. Però mi sembrava tanto una partita di quelle dopo una sconfitta in VL in cui tenti i filtranti in continuazione, forzi tantissimi passaggi, vai sempre in avanti. Non ha fatto grandissime azioni, dopo il 2-0 si è fermato. Non sappiamo bene che cosa sia successo, sicuramente si è innervosito anche per la connessione. E chi lo sa, magari aver trasmesso la partita in streaming tramite Discord, lo vediamo in questo momento non stava in live, ha semplicemente condiviso lo schermo a Blacky, magari è stato questo. Adesso si salva la clip, vediamo che cosa ci farà vedere post partita. Siamo sorpresi quanto lui di questa sconfitta in finale da super favorito. Vediamo che cosa non gli è piaciuto in particolare. Ah, questa qua al 90esimo. Filtrante anche che ci può stare qui a 90 più 10 secondi. Neymar in buona posizione, però guardate anche come Carlos Alberto stia seguendo la linea. E qui è una gran giocata difensiva da parte di John, sicuramente. Poi vediamo la cosa strana, sicuramente però dopo è stato che il gioco gli ha permesso di continuare il contropiede quando
Il 91esimo era ormai scaduto, quello sì, dovrebbe far arrabbiare, però per come è andata questa partita ci può stare nettamente la vittoria di Giorgio. Ancora ci fa rivedere qualcosa nella clip, vediamo che cosa sceglie in particolare, probabilmente il gol del 2-2. Sì, c'è questa giocata forzata da Cristiano Ronaldo, ma bravissimo John a selezionare Carlos Alberto, leggere questo passaggio e andare a recuperare e ripartire. Veramente un'azione difensiva da sottolineare. C'è anche l'errore di Adriman sicuramente, che ancora non è convinto, non sappiamo bene di che cosa, vediamo che cosa ci fa rivedere. Ancora qui, un passaggio intercettato da Rashford su un altrettanto passaggio, possiamo dire, killer da parte di Jones in orizzontale, traiettoria letta agevolmente da John che va a recuperare anche questo pallone. Parte anche il contropiede, 1-2 con Mbappé, che però in questo momento non ci fa vedere. Ok, finisce in finale questo cammino di Adriman contro André John, dopo aver battuto Van Basten in semifinale, il nostro player italiano, Manuel Bacor ai quarti, Finn al quinto turno, al quarto Andoni, veramente un giocatore più forte dell'altro, ha battuto oggi, che a sua volta Andoni aveva battuto Weryang, ha battuto un player, uno più forte dell'altro, Adriman oggi, e si è andato a perdere contro John, che a sua volta però in semifinale aveva battuto già Oliboli, anche però Figurigno e altri che non conosco. Va bene ragazzi, io vi direi che anche per questo video è tutto, scusate se è stato un po' troppo lungo, ma avevo un sacco di cose da dire in particolare. E ci vediamo domani con un altro nuovo video. Bella a tutti. E ricordate di iscrivervi al canale e lasciare un like. Poi se vi va commentate pure.